Salve a tutti ragazzi, bentornati in Crusader Kings 2. Riprendiamo dove abbiamo lasciato il nostro ultimo episodio, che era la live. E riprendiamo. Allora, non ci saranno più live, presumo, con Crusader Kings 2, perché ho intenzione di spostarmi interamente su Twitch per questo gioco e a trasportarli dopo direttamente i gameplay da Twitch a Crusader Kings su YouTube. Sarebbe un problema non da poco, e soprattutto lunghi 15 minuti, il che allungherebbe tantissimo il tipo di gameplay. Comunque sia, abbiamo perso l'uccello di nostra sorella, aia. E se n'è andata via anche incazzata. Quindi abbiamo perso la nostra amicizia con lei. E questo è un problema. No, il nostro papa è morto. È stato sostituito da Nicola VII. Comunque il nostro regno si è ampliato. Me lo ricordavo un pochino più piccolo, sapete? E invece no, beh, è meglio così. Il Regno d'Italia si sta espandendo. Dopo vedremo di tenerci il nostro bel territoriello. I'm having a trouble with town and a castle in Lombardy. Vediamo. Ovviamente i vassalli. Che cosa è successo? Non type city of Vigevano. Ostrega. Vigevano. Abbiamo una città libera. Vediamo. Questo qua sicuramente è un nobile, quindi non glielo possiamo dare. Ma tu, Mastermind Theologician, no. C'è qualcuno di libero? Vediamo un attimo. Tipo, c'è qualcuno che ha un claim su questo bellissimo titolo? No. Su Spoleto? Potrebbero... Cavolo, potevo utilizzare... Va bene. Appena visto una cosa interessante. Claimants, non c'è nessuno. Qui intanto il regno di Sicilia è completamente allo sbando. Cagliari lasciamo stare. Quindi vediamo di fare... dobbiamo chiamare un nuovo nobile, scusate, eh. Invitiamo un nobile. Vediamo se possiamo... se riusciamo a ottenere... Sì, va bene, eccellente. Buongiorno, Grantland Title. Ci diamo la città di Vigevano. Tu sei contento, vero, che hai ottenuto la città di Vigevano? Sì, che sei contento. Sunset Invasion! Migliaia di navi esotiche sono arrivate nella costa della Bretagna, sponando un numero senza fine di orde di guerrieri lullanti in armature strane che portano ossa e piume. Questi invasori sono oltre... dall'oltremare, adorano il sole e dei demoni infernali, sacrificando la popolazione di intere città e paesi agli altari eretti alla cima di piramidi di edifici di legno. Tagliano il cuore delle vittime, estraendolo con attenzione e permettono ai loro demonici chierici di portare le pelli dei morti per molti giorni. Dio santo, che bestie. Sono gli Aztec Empire. Dio abbi pietà di noi. Ma dove sono calati? Chissà dove sono calati. Su quale costa? Un'altra grande flotta dei sanguinari aztechi è stata vista nella baia di Biscaya. La popolazione sta scappando in paura e
davanti agli altari di questi dei demoniaci esteri. I terribili lord degli invasori hanno fatto voto di conquistare l'intero mondo nel nome di Huitzilopochtli, il dio azteco del sole e della guerra. Gesù abbi pietà. Oh cazzarola. Baia di Biscaya. Non è qui. Madonna. 22.004. Madonna. Qui ho come la vaga idea che la Francia non ci sarà più. Sì, ok. Intanto lì non mi interessa più la Boemia per il momento. Possiamo tenerla lì a bada. Quindi non è un problema. Madonna, 51.002. Aztec Invasion di Aquitania. Oh mamma. Ma mica stanno venendo per me, vero? Vogliono mettere piede in Aquitania. Oh mamma. Questa è brutta. Abbiamo un nuovo special minor title da corte nunque, non lo possiamo fare. Count Dwarf nemmeno. Sarà un comandante. Infatti è un comandante. Mettiamo un comandante, mettiamo Gerardo d'Este. Special character send Bianca into hiding. No, perché dovrei? Positions. Ok, qua li abbiamo già posizionati. Dopo i ragazzi si svilupperanno per loro conto con i vari duchi. Mi auguro. Vediamo. Tu non hai patti, eh? Cos'è più ricco? Urbino è ricco. Allora, andiamo su Declare War, The Jure Claim on Urbino. Quante truppe puoi spawnare tu? Un bel po'. Tu quante ne puoi tirar su? 399, ben 399. Madonna. Ok, fermo i miei soldati lì. Jure Claim un urbino. Richiamiamo tutte le truppe. Noi siamo il Regno d'Italia e dobbiamo conquistare l'Italia. Mettiamo i nostri migliori uomini al comando dell'esercito. E andiamo a prenderci Urbino. Vediamo se ce la facciamo, sì. Ingaggiamo anche combattimento direttamente. Perfetto, abbiamo già il 38% di successo nella guerra. Direi anche che possiamo fare... Mamma, ma sono enormi questi qua. Ma quante cavolo di truppe hanno? Sono migliaia, è un'orda. È un'orda peggiore forse del... Aia, è morto il nostro Court Chaplain. Vabbè, ci mettiamo Antonietto. E come al solito Antonietto, Research Cultural Tech. La guerra è finita e hanno preso, mamma mia quanta roba hanno preso. Sono anche ai confini con noi, questo è problematico. Abbiamo tecnologia da investire, vediamo dove. Ah, la economia. Trade practices, beh, possiamo anche facciamo improved keeps. Che così riusciamo a sviluppare ancora di più le nostre capacità militari, visto e considerato che abbiamo. La Savoia si è ribellata? No, l'ha segnata qualcun altro. 97% di vittoria. Basterebbe finire le loro ultime truppe. Il barone Costanzo di Urbino è stato catturato. Va bene, perfetto, ma a me non interessano questi pesci piccoli.
Vediamogli anche Ancona. Cos'è questo? Conte Grief of Bihar. Comandante della Transilvania. Questo è un problema. Questo è un bel problema. Perché adesso, se questa è una guerra per cosa? Quingohild di Croazia. Ah, perché deve pagare un tributo. Vittoria. Allora, andiamo qua. Enforce demands. Perfetto. Adesso riportiamo le truppe da noi. Perfetto. Military. Chiudiamo. Wrong type. County of Urbino. Perché? County of Urbino non è... Perché è una città. Se è una città, lo dobbiamo dare a un coso. Quindi adesso devo trovare un modo per diminuire. Questo lo devo togliere. Poi, come faccio a creare però la Repubblica? Come cavolo faccio a creare una Repubblica adesso? Non posso usurpare, quindi devo darla a un mercante. Bene, eccellente, quello che volevo. Grantland title e gli diamo la bellissima città di Urbino, County of Urbino. Lord Mayor of Urbino. Dovrebbe essere una repubblica, infatti è una repubblica, perfetto. Visto che ho sbagliato nel creare il... di dare il ducato a Genova, così, che in realtà non è un feudale, non è una repubblica, questo è un problema, perché non genera abbastanza introiti, soprattutto non ci sono i territori delle trade zones, che sono finite tutte in Pisa, questo è un casino. Chi è che è morto? Mia moglie è morta. 29 anni. Vabbè, ne aveva di ogni. Tanta manna che abbia sputato fuori tutti quei figli. Vediamo. Possiamo fare con lei. Ma io abbiamo un problema. Che sono gli aztechi. Madonna. Ma quanta gente c'è. Allora, che cos'è questa roba? Ho visto una roba che non ho mai visto. Ah, ok, sì. Ti sta dicendo che le ha... Ok, ho capito cosa ha inteso. Vediamo se riusciamo a trovare un matriaggio. No, non riusciamo a fare un matriaggio di nessun tipo. L'impero bizantino mi sembra abbastanza non giusto, perché ci vogliamo espandere in questa direzione. Però... vediamo se riusciamo a fare un matrimonio a doppia mandata con la Boemia. 12 anni. Fai 6 anni. Arrange. Però io ho bisogno subito di una moglie, perché non ho abbastanza. Orzlem di Cumania. Vabbè, sposiamola, dai. Non è la scelta migliore, ma dobbiamo farcela bastare. Dangerous Faction. Elective Succession in Italia. Perché? Chi sei tu? Tuo fratello, Duca di Piemonte, Principe d'Italia, Maestro del... Commander of Italia. Fratello mio, perché tu mi vuoi male? Fammi vedere un attimo. 12, 10. Mia madre non la posso cambiare. Ho tutte cose elevate. Non posso mettervi al comando delle mie cose, per cortesia. Il consiglio è così e si tiene così. Abbiamo 902
questi. Allora, questo qua noi lo possiamo intanto migliorare con un bel town market. Così aumentiamo. Dopo 100 anni di sotto il controllo dell'impero romano, il redame non è considerato de jure dell'impero d'Italia. Come? Impero d'Italia? Si può fare l'impero d'Italia? Mamma. Qui siamo tutti nei guai. In questi attacchi sul love. Ok. Però aspetta un attimo. Successor nomination. Nominate. Io direi di nominare noi. E che cacchio. Magari se diventiamo padroni del Sacro Romano Impero riusciamo a fare qualcosa di più. O no? Vediamo, noi siamo in truce fino al 27 marzo del 1275. Abbiamo ancora 9 anni, quindi sogni di gloria li teniamo un po' lontani per il momento. Allora, tu sei il secondo figlio. Vediamo, tu non hai nessun tratto particolare, quindi thrift. Miglioriamo la tua capacità di fare soldi, al posto di avere un militare. Vogliamo ottenere un titolo. Vediamo se riusciamo a ottenere un titolo dal nostro liege. No, non possiamo, va bene. Prestige, dobbiamo avere Threat Kingdom Titles, che sarà un problema. Oddio, in realtà no, perché basterebbe conquistare il papato, che però lo voglio tenere libero. Tutto il sud Italia, concluso Siracusa. E quindi, chi è questa? Ma noi come siamo con nostra moglie? My opinion of Ozlem è bassissima. Non la sopporto. Ok, allora mi vado a divertire con una concubina. Ok, poi ho studiato la religione dei fraticelli. No, non avete capito. Io non voglio eresie nella mia corte. Arrestato immediatamente. Perché adesso incominciano ad esserci le varie eresie. E questo è un problema. Le eresie portano ad avere non sono stato in grado di spiegare, di onorare l'arrivo di un ospite. Questo è un bel problema. Lui sta crescendo benino. Adesso dobbiamo aspettare ancora un attimo prima di poter presentarlo alla corte. Che fa una bella... abbiamo visto che serve tantissimo. Queste bestie sono pronti a farci del male. Materlineare, ovviamente, se possiamo. Perché così riusciamo ad avere più controllo sulle... Ah no, lasciali pa... Ah, ma ancora qualcuno in prigione. No, Costanzo. Liberati, scusa. Non me ne ero accorto. Maledetti aztechi. Notizie da attraverso il mare. Rumori hanno raggiunto l'Europa di un titanico scontro attraverso il grande mare nella casa degli aztechi. Gli aztechi stessi raramente discutono con gli stranieri, ma a quanto sembra sono stati bloccati in una guerra mortale per qualche tempo con i Tawantisiu, un grande impero delle montagne e giungle molto a sud di Tenochtitlan. Sono comandati dai Sapa Inca, che sono a quanto pare diretti discendenti di qualche tipo di dio del sole. Se le storie sono credibili, i guerrieri degli Inca sono armati con misteriosi bastoni di tuono, fucili,
capaci di far cadere un uomo da grande distanza. Ah, cazzo. Gli Aztechi sono solo riusciti recentemente a bloccare la loro avanzata, in larga parte grazie ai loro guerrieri montati che cavalcano cavalli importati dall'Europa. Bastoni tuonanti, dio del sole, non ho tempo per queste stupidaggine. Sti cazzi però. Cioè abbiamo degli invasori che stiamo subendo al contrario l'invasione nei nostri continenti, nel nostro continente. Questo è un bel problema. 19. Allora, vediamo di migliorare i noble customs. Così almeno i nobili dovrebbero evitare di farci guerra. Allora, come al solito io mi dimentico di aprire una cosa importante. Andiamo a prendere immediatamente i nomi di CK2. Prendiamo il nostro bellissimo Dice Roller. Dov'è il Dice Roller? Lo dimentico sempre. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ed è il numero 2, Elsa di Emanuele Correggi. Che la mettiamo immediatamente. Ed è una bastarda, attenzione. La garantisco che lei è mia, ma non la faccio diventare legittimata. Questo significa che lei è una bastarda, è una este, ma nel caso lei riesca a generare figli, diventa una nuova linea di sangue, fondamentalmente. Io direi che la voglio incentrare sull'heritage. Heritage. Pizzetta d'Este, erede al trono d'Italia. Lo dobbiamo far aumentare, se possibile, in diplomatic education. Haughty, timid, affectionate. Sì. Perché abbiamo bisogno di qualcuno che sappia come portare. Introduce her to the realm, do it. Vediamo se Pizzetta si può rivelare una persona. Adopt martial ideas. Sì, perché così abbiamo la possibilità di espandere ancora di più il nostro ratio di tecnologia. Taddeo di Crema, no, Godlian. Anything for Prince Pizzetta. Anything for Prince Pizzetta. Sta anche facendo delle belle figure. E siamo comunque ai 20 minuti. Quindi dobbiamo bloccarci. Come al solito, ragazzi, vi ricordo di lasciare due nomi maschili, due nomi femminili nei commenti, se volete far parte delle linee discendenti degli Este, in questa grandiosa scalata al potere. Adesso abbiamo praticamente quasi mezza Italia, e abbiamo un invasore mortale da Ovest. Aspetto i vostri commenti anche, come al solito, e ci vediamo per la prossima puntata di Crusader Kings 2, il Ducato di Milano, che adesso non è più il Ducato di Milano, ma è il Regno d'Italia. Ciao a tutti!